Buonasera a tutti, sono Fulvio Cerutti, responsabile della Zampa.it, il canale dedicato agli animali della stampa online. Con molto piacere che sono qui a moderare questo webinar, cui tema mi sta veramente molto a cuore, che è il divieto di detenzione di cani a catena e soprattutto la richiesta, questo è un po' il focus di questo incontro, che anche il Piemonte si adegui a questo divieto. Un incontro organizzato da Save the Dogs and Other Animals, Green Impact e Animal Law Italia. Ci saranno interventi di esperti che ci spiegheranno sia la situazione a livello italiano, sia la situazione a livello piemontese, ma anche che cosa comporta tenere un cane alla catena. Passerei direttamente la parola ai nostri ospiti, partendo dal dottor Enrico Moriconi, garante degli animali Regione Piemonte, che ci farà i saluti. A lei la parola. Io non sento l'audio però. Dicevo, c'è un problema di audio col microfono di Enrico Moriconi, che non sentiamo. Adesso mi sentite? Sì, adesso sì. No, io continuo a non sentire. Come va? Adesso sì, adesso sì. Non Mi dispiace di questo c'è problema, inconveniente. ricominciamo. Ricominciamo. Allora, Ribenvenuto. grazie, ringrazio per l'invito. Diciamo, propongo due brevi riflessioni. La prima è che a 30 anni dalla 281, che tutti conosciamo, la 281 del 91 sul trattamento dei cani cosiddetti vaganti, l'istituzione dei canili, sarebbe ora di ripensare ad una sua attualizzazione. Il secondo punto che vi propongo è però non vorrei deviare dall'argomento, cioè introdurre un altro pezzo nell'argomento che andremo a trattare, che andrete a trattare, è questo, che stanno uscendo sui giornali locali piemontesi degli argomenti, delle richieste di attenzione il fatto che i cani da guardiania per i lupi e per i grezzi vanno a dare problemi agli escursionisti. E velatamente ci sarebbe la richiesta di intervenire in qualche modo, quasi come prevedendo una specie di salvaguardia, di differenza per questi cani nel trattamento per la catena. Noi sappiamo che questo è un argomento che non attiene al discorso dei cani che devono essere tenuti senza catena, però è un argomento che dovremmo tenere presente quando si andrà ad affrontare la discussione in aula del Consiglio sulla proposta di legge per l'abolizione appunto della catena. Detto questo, ringrazio ancora per l'iniziativa, ringrazio per l'invito e naturalmente, diciamo, resto, come si dice, a disposizione per quello che posso fare, di utilità per questa iniziativa. Va bene, la ringrazio molto, dottor Moriconi. Io adesso passerei la parola al Guy Angelini, presidente di Green Impact, che ci presenta il rapporto verso il divieto di tenere i cani dalla catena, col focus ovviamente sul Piemonte, per capire qual è veramente la situazione nella nostra regione, perché insomma io sono di Torino, quindi nella nostra regione. Prego. Credo che ci sia di nuovo un problema dell'audio, io non lo sento. Adesso, scusa, credo che Ok, adesso perfetto. funzioni. Buonasera. Perfetto. Buonasera.
Bene, allora grazie Fulvio, e siamo molto lieti di questo evento e se mi date un secondo cercherò di condividere il mio schermo per appunto far vedere una presentazione. Ecco qui. Ecco. Se Fulvio mi può confermare che la presentazione è visibile? In questo momento non la vedo. Ok, lo schermo mi dice che è in condivisione. In questo momento io non la vedo. Adesso forse, adesso sì. Adesso sì. Ok. Perfetto. Dunque, eccoci qua. Dunque, allora c'è una collaborazione, come è già stato accennato, di alcune as organizzazioni, associazioni, Green Impact, Save the Dogs, Animal Law Italia e da poco si è aggiunta la Fondazione Cave Canem. Siamo molto lieti di questo loro interesse a lavorare con noi proprio su la problematica dei cani a catena, che ancora purtroppo interessa molte regioni in Italia. Un piccolo escursus su Green Impact, solo perché è una nuova realtà, è stata fondata a novembre del 2019 e si occupa di pratiche trasformative sia a livello ecologico, di benessere degli animali e di green economy. Ha un obiettivo internazionale e un approccio interdisciplinare. Nel marzo del 2021 Green Impact insieme a Save the Dogs ha promosso questo rapporto legale ed etologico verso il divieto di tenere i cani alla catena e presentando quindi quello che era la fotografia delle normative a livello di regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto questa tematica è legiferata a livello regionale. Attualmente lo stato della normativa è che la Campania, l'Umbria e le Marche hanno una normativa di divieto assoluto di detenzione di cani a catena. C'è poi un secondo gruppo di regioni, il Veneto, l'Emilia-Romagna, la Puglia, il Lazio, la Lombardia e l'Abruzzo, che hanno anche una normativa di divieto e accompagnata da alcune eccezioni, le quali però sono molto specifiche e circoscritte. Ci sono poi tre regioni, la Sicilia, la Basilicata e la Liguria, che non hanno affatto una normativa su questo tema e tutte le regioni che rimangono insieme alle province autonome di Trento e Bolzano hanno una normativa che noi abbiamo classificato come desueta, formulata in maniera vaga e inefficace, che di fatto permette la detenzione del cane a catena o per lunghissimi periodi o comunque anche per tutta la vita. E a questa categoria appartiene il Piemonte. Dunque, questa era un po' la situazione all'uscita del rapporto a marzo di quest'anno. Come potete vedere, ci sono alcune regioni colorate in verde che hanno Scusa, appunto sì. Ambra, scusa, io non vedo la videata della mappa, continuo a vedere solo la copertina della slide, della presentazione. Non so se sia solo il mio problema, però lo dico perché non vedo, vedo solo la copertina. Non so se Devi fare questo. visualizza presentazione anche, così viene più grande. Adesso si è È già stato fatto. sbloccato. Adesso si è Adesso si è sbloccato. sbloccato, si vede, sì. Se puoi tornare con la Ok. precedente, che immagino sia quella che ti interessava. Sì, Questo dunque l'abbiamo siamo visto, passati. sì, Questa ok. l'avete vista? Dunque, questa è Ok. l'immagine a marzo 2021. E come potete vedere ci sono alcune regioni in blu che sono il blocco che avevo appunto detto con alcune eccezioni specifiche e poi invece quelle in verde che hanno il divieto assoluto. Oggi già sono stati fatti dei cambiamenti in quanto il Lazio, che all'epoca non aveva la sanzione, ha introdotto la sanzione ed è quindi completamente verde, mentre, scusate, perdonate, il Lazio ha introdotto la normativa. Che prima non aveva, era una normativa molto desueta, addirittura con la sanzione in lire, e la Campania invece ha introdotto la sanzione. Quindi questa è la fotografia dell'Italia di oggi.
Il Piemonte ha una normativa che noi abbiamo classificato in rosso in quanto appunto è inefficace dal punto di vista del divieto, in quanto appunto la sua formulazione è molto vaga. Come potete vedere, il regolamento del 93 dice che la detenzione dei cani a catena deve essere evitata, dunque non c'è un vero divieto. E qualora si renda necessaria, senza che la norma specifichi quali sono le condizioni, i criteri e chi è qualificato per decidere se questa cosa è necessaria o no, occorre che praticamente l'animale sia garantita una mobilità di 5 metri con la catena. Dunque, adesso in Piemonte ci troviamo di fronte a questo scenario. E sappiamo che comunque è in discussione la revisione della legge regionale e, sulla tutela e il controllo degli animali d'affezione e che con questa revisione si potrebbe appunto inserire il divieto di cani a catena. Ed è questo che noi auspichiamo in questo contesto. Qui è una foto di un cane, vi lascio con questa immagine. Una condizione che speriamo appunto di non vedere più in Piemonte, ma anche in altri luoghi, di un cane che è detenuto in un recinto, ma pur stando nel recinto è comunque a casa. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie mille. Adesso passerei la parola a un aspetto, diciamo, il punto di vista dell'animale. Il professor Enrico Alleva, etologo accademico dei Lincei, ci spiega che cosa consiste, cosa prova l'animale in questa situazione di trattamento coatto, sofferenza, angoscia canina, quali sono le riflessioni di un etologo, nei confronti di un animale che appunto viene privato della propria libertà. Professore, buonasera. Buongiorno, Buongiorno. anzi buonasera, Buonasera. scusate. Io sono col telefonino e col computer davanti perché sono appena entrato. L'etologo ricorda prepotentemente che il cane è un lupo che ha incontrato forse varie volte nella propria storia la specie umana. Sulla selezione anche di quelle che sono le prestazioni così comportamentali, ma anche mentali di questi lupi addomesticati, la scienza etologica ha fatto passi da gigante qui a Roma, all'Istituto di Scienza e Tecnologia della Cognizione del CNR. Io ho lavorato e ancora sono all'Istituto sulla Sanità da decenni, invece. Si è visto, è stato ospite questo famoso antropologo fisico e culturale Brian Hare, che adesso insegna a Duke University negli Stati Uniti, che proprio ha fatto vedere fino a che punto, nonostante la prossimità filogenetica evolutiva con le scimmie, soprattutto con i primati antropomorfi dell'uomo, sia molto stretto. In realtà la mente del cane è stata, quella era questa è l'ipotesi storica, plasmata dalla specie umana fino al punto che il cane è capace di quel processo sofisticato di mind reading, di reciproca lettura della mente tra il cane e il suo partner affettivo e i suoi partner di riferimento, al di là del fatto che non c'è un linguaggio fonetico e addirittura che le capacità del cane di interpretare il volere e alcune comunicazioni con il suo proprietario umano, col suo partner, sono di gran lunga superiori alle scimpanzé. Noi sappiamo molto di quella che è stata la selezione. Oggi c'è una genomica funzionale molto avanzata. Sappiamo moltissimo su quello che succede, è successo nel genoma delle razze canine. C'è un bellissimo libro che è uscito sulla storia della genetica del cane del Regno Unito, ma vale per moltissimo anche di quello che riguarda anche l'Italia, anche in generale l'Europa e gli Stati Uniti. E quindi noi oggi sappiamo, per esempio, che un cane cosiddetto da guardia, una parola molto importante su cui riflettere sulla sua etimologia,
è un qualcosa che ha fatto parte della storia dell'umanità. Sono molti anni che io e non solo io nel mondo dell'etologia borbottiamo che forse c'è stata un'influenza importante dell'incontro del cane con la specie Homo sapiens, con un reciproco processo di domesticazione e anche di cambiamento della sfera mentale. Finalmente, un anno fa, è uscito un libro di cui si dovrebbe parlare tanto, in cui si dice che forse nei nuclei iniziali della selezione della specie umana, i gruppi di popolazione, sapete che c'era addirittura cannibalismo tra Neanderthal e Homo sapiens, c'è il bellissimo libro, il bellissimo film, La guerra del fuoco. In realtà i gruppi che hanno per primi accompagnato il cane sono quelli che sono andati avanti e quindi che poi il cane è stato forse non il fuoco, non gli strumenti o non solo questi, quello che ha spostato il cane. Arriviamo alla catena. Ovviamente funzionalmente ne evita la fuga e l'eccessivo allontanamento, ma c'è quello su cui l'etologia si incuriosisce in maniera non malvagia, ma proprio per comprendere. I tre livelli sono sempre, questo io ho una responsabilità al Ministero della Salute, ai tempi del direttore generale Romano Marabelli, veterinario, i tre livelli sono dolore, sofferenza e distress. Io proposi e ottenni che venisse per tutti i vertebrati considerato con la parola angoscia. E allora, che cosa succede quando un animale è trattenuto e soprattutto quando è trattenuto con una catena corta e come succedeva in passato soprattutto, ma non solo, questo sistema crea delle ulcerazioni al collo, quindi dolore, sofferenza e angoscia. L'angoscia è un punto fondamentale, la capacità dell'animale di immaginarsi come potrebbe essere la sua vita senza questa catena, e quindi più è capace di immaginarselo, più il fenomeno dell'angoscia aumenta. Quello che succede è che si lavora, l'effetto è la cosiddetta irritabilità. L'irritabilità è spesso voluta, perché un animale irritabile risponde in maniera immediata ed eccessiva a stimoli di bassa intensità. Un animale che difende, come farebbe il lupo ancestrale, il proprio territorio, ma che è con questo tipo di stress, sarà un animale che reagisce, per esempio, all'avvicinarsi di un estraneo, anche e soprattutto umano, con un abbaiare particolarmente forte, lo farà più a lungo. Quindi è un animale pronto, proprio perché si trova in questa situazione di angoscia e sofferenza, anche fisica, magari, a scattare verso. Ovviamente, quanto maggiore è la contenzione, oggi ci sono studi elegantissimi, non solo sul guinzaglio del cane, e quanto il cane tiri con sistemi digitalizzati di misurare quanto in che direzione con un satellitare, ma anche qual è la forza e qual è l'effetto sul partner che cammina. Studi molto raffinati anche sulle redini dei cavalli, e quindi abbiamo anche proprio cominciamo ad avere un'etologia, anche una neurofisiologia. E quindi questo è uno dei punti, come dire, importanti. Poi il cane è un animale che fa un comportamento fondamentale, si chiama patrolling, viene fatto da alcuni individui socialmente, quindi pattuglia continuamente il territorio all'interno di quello che noi definiamo home range, che invece non è difeso, ma è piuttosto spesso visitato. Quindi questi sono due punti. E poi c'è una etologia italiana, insieme alla veterinaria comportamentale, se ne è occupato in maniera robusta, la legge del 94. Ricordiamo sempre un grande veterinario, non c'è più da non pochi anni, Adriano Mantovani, ha dedicato la sua vita, prima come professore di
veterinari a Bologna, all'università, poi dopo come dirigente e direttore di un grosso laboratorio all'Istituto di Sanità, proprio a questi problemi legati al benessere canino, la fine dell'abbattimento facile, tra virgolette, nei canili, e anche il benessere psicofisico di questi animali. E quindi un punto terribile con il quale vorrei, credo di avere mezzo minuto di terminale, è quello di quando l'animale viene volutamente per i combattimenti reso più aggressivo, più irritabile. Si lavora sulla temperatura, si lavora sulla fame, si lavora sulla contenzione. Con questo avrei finito se non sono andato fuori tempo. Va benissimo, io la ringrazio, è stato veramente molto interessante il suo intervento. Adesso passerei la parola alla dottoressa Annalisa Palomba, magistrato tribunale di Verbania, che ci parla del confinamento delle facoltà motorie dei cani tra necessità etologiche e discipline regionali. Eccomi qua, grazie dell'invito. Io mi ricollego sicuramente all'intervento appena fatto dal professore, perché ovviamente essendo magistrato e tra l'altro penale, io mi occupo del caso del maltrattamento, comunque dell'incompatibilità etologica dell'animale, quando appunto la questione diventa una questione di rilevanza penale, non ovviamente una mera sanzione amministrativa. Mi sono guardata appunto i rapporti della disciplina appunto regionale piemontese, visto che è più rivolta fondamentalmente alla tutela, diciamo, delle persone rispetto all'animale, quindi alle razze pericolose, alla questione dello sgambettamento e a quel regolamento che ha richiamato Gaia Angelini prima. E ovviamente il problema fondamentale è che ci sono sentenze della Cassazione e anche di tribunali ordinari penali, quindi primo grado, di prime cure, che si sono occupati della questione, ma evidentemente si sono occupati della questione dal momento in cui diciamo l'essere legati alla catena, quindi il confinamento dell'animale, era rilevante perché si erano create le lesioni o l'animale era lasciato senza cibo o acqua, esposto sempre alle intemperie, aveva avuto altre lesioni. Addirittura in un caso il cane era tenuto tra delle scale di un edificio disabitato perché dovevano ultimarlo, quindi l'hanno usato proprio per evitare che terzi entrassero nell'edificio, ma il cane poteva solo muoversi su e giù per le scale. O comunque la tipica ipotesi che mi capita sovente di vedere come giudice penale, accanto a reati edilizi o paesaggistici, generalmente si accompagna ugualmente il tenere animali in condizioni estreme, tra cui appunto questi cani tenuti a catena. Ovviamente essendo giudice penale in Verbania, sono onesta che era la prima volta che sentivo questa problematica, perché non mi sono capitate nemmeno anche questioni relative per ora di cani alla catena qua, diciamo, in Piemonte, mentre le avevo affrontate come pubblico ministero a Varese e appunto nelle casistiche che ho appena detto, cioè legate sempre a reati edilizio, paesaggistici o di rifiuti, dove il cane veniva tenuto appunto, come diceva il professore prima, a sorvolare la zona. Il problema tecnico-giuridico è che il maltrattamento ovviamente ha bisogno, come qualsiasi altra norma, che in qualche modo è in bianco, perché dà delle caratteristiche presupposti, ma necessita di essere riempita da discipline tecniche esterne o prescrizionali o regolamentari o di altro tipo, necessita comunque di una definizione. E ovviamente potete anche capire che se l'animale è se non viene identificata un'etologia, una valutazione etologica, come ha fatto prima il professore, di angoscia, e non viene indicata dagli stessi veterinari che escono o dai vigili urbani o da altri soggetti, che a parte le lesioni, il fatto che non abbiano acqua, non evidenziano altri aspetti e profili che sono intrinsecamente connessi al fatto che l'animale sia tenuto troppe ore alla catena, quindi a prescindere dal fatto che gli venga dato da mangiare, gli venga dato da bere, la catena sia abbastanza lunga. E quindi capite che la rilevanza penale del fatto diventa tale solo se abbiamo il riempimento, cioè la possibilità che questa norma ci venga riempita da tecnici, da esperti del settore che ci facciano relazioni, quindi non solo i soggetti dell'ASL, ma anche terzi, che ci possono dire che appunto il cane è in questo stato di angoscia, con elementi oggettivi esterni di concretizzazione, perché ovviamente il giudice penale è perito peritorum, ha bisogno di un tecnico, ma a sua volta anche perché abbiamo una difesa che ovviamente si difenderà e dirà: questa angoscia è astratta, non la riesco a
catalizzare in elementi oggettivi esterni. Ovviamente sarà il tecnico ad aiutarci. Il problema è che il tecnico chi è? Il vigile urbano, l'agente di polizia locale, mi scuso, oppure esce fuori il carabiniere forestale, oppure esce fuori può essere un veterinario dell'ATS, dell'ASL veterinaria, che però, ripeto, molte volte ho trovato nella prassi non molto sensibili, e a meno che non ci siano lesioni evidenti o situazioni particolarmente evidenti, non evidenziano, danno solo delle prescrizioni amministrative e non ritengono che ci sia un caso simile. Quindi il problema fondamentale è proprio che bisognerebbe dare un dato tecnico, scientifico, oggettivo di comportamenti tipici, come si fa con altri elementi sintomatici di altre lesioni o malattie anche psichiche, a luce dei quali si può dire che l'animale sia in sofferenza, in angoscia. Quindi quello che diceva il professore, servirebbe qualcosa di simile. Altrimenti la rilevanza penale del fatto, ripeto, se non accompagnata purtroppo ad altri elementi molto a discapito dell'animale, che possono essere, come ho detto, il fatto che venga lasciato in modo prolungato senza cibo, acqua, al sole, esposto alle intemperie, eccetera, non vi sono altri elementi per poterlo ritenere tale. Abbiamo una sentenza sugli elefanti nei circhi di una catena troppo corta, però evidentemente, ripeto, non sono fatti comunque accomunabili dal punto di vista dell'interpretazione del giudice penale. Quindi se non ci sono altre questioni, io mi limiterei a questo, perché non ritengo che non ci sia appunto al momento altro materiale o elementi per poter valutare questa questione. Va benissimo. Io passerei adesso la parola a Rosalba Nattaro, giornalista, rappresentante del tavolo Associazione Animali Ambiente in Piemonte. Ci dirà un po' il parere dell'associazione su questo tema, perché effettivamente le battaglie si fanno, ma bisogna anche raccontarle bene. Sì, grazie dell'invito. Innanzitutto, mi sentite? Tutto a posto? Perfettamente. Perfetto. Io rappresento il tavolo Animali Ambiente, che è formato da 9 associazioni che sono EMPA, LAC, LAV, Lega Ambiente, LIDA, LIPU, OIPA, Pronatura e SOS Gaia. Io credo che il problema dei cani a catena si inserisca in una problematica molto più ampia. Il fatto che non ci sia ancora un divieto generalizzato sui cani a catena rivela una precisa mentalità, cioè gli animali visti come cose, non come esseri senzienti, nonostante ci sia stata l'Unione Europea che si è espressa in tal senso a Lisbona. E questa rivela una mentalità antropocentrica in cui l'uomo dominatore ha il diritto di usare tutto quello che ha intorno, la natura e tutti i suoi abitanti, per usarli come antifurto, come mezzo di trasporto, come cibo. Peggio ancora, come cibo, vediamo gli allevamenti intensivi cosa producono a livello di sofferenza. Un cane in catena è un detenuto senza colpa, è un detenuto che non si sa bene perché e quale peccato stia espiando. E anche se oggi la mentalità, la sensibilità verso gli animali, soprattutto gli animali di affezione, è in aumento, tutto sommato c'è una indifferenza verso queste situazioni che avete descritto, c'è un'indifferenza verso gli animali, appunto i cani in catena, che soffrono, perché è inevitabile che soffrano. Parlo per me gli animali sono persone, una persona in catena soffre, è ovvio. E, ecco, venendo al Piemonte, ovviamente tutte le associazioni del tavolo Animali e Ambiente che ho interpellato sull'argomento sono assolutamente contrarie, considerano una situazione inammissibile e anacronistica il fatto che esista ancora questa norma. Ecco, recentemente la Regione Piemonte ha richiesto il parere delle associazioni proprio sulle proposte di modifica alla legge 34 in discussione alla Commissione regionale. Le associazioni si sono espresse proprio su questo punto, sollecitando il divieto dell'uso delle catene. Tra l'altro, nel regolamento 320 della città di Torino, che è stilato dalla Consulta Animalista già nel 2014 sotto la presidenza di Marco Francone della LAV, si legge: è vietato detenere cani legati o a catena. Quindi questo è
è stato fatto già come regolamento della città di Torino. Ora, le associazioni del tavolo stanno cercando una strategia e ben venga questa vostra iniziativa che ci facilita molto, una strategia per introdurre il divieto dei cani a catena, così come hanno fatto altre regioni d'Italia. Probabilmente ci incontreremo con i vari capigruppo del Consiglio regionale per discuterne. Ecco, secondo le nostre associazioni l'utilizzo della catena rappresenta una vera e propria forma di maltrattamento, perché è una privazione della libertà che può essere anche fatale, come abbiamo visto in casi di tanti cani vittime degli incendi, ad esempio in Sardegna. Quindi siamo assolutamente favorevoli a queste iniziative che ci aiutano, perché noi siamo le associazioni del Piemonte, quindi ben vengano tutte queste iniziative che vanno nella direzione della tutela degli animali, soprattutto nell'ottica di considerarli esseri senzienti, così come è stabilito dal Trattato di Lisbona, che in fondo sarebbe bello che venga ricordato più spesso, sarebbe bello dargli un seguito. Grazie. Grazie molto. Io passerei la parola ad Alessandro Ricciuti, presidente di Animal Law Italia, per le conclusioni, poi avrei qualche domanda ai partecipanti. Grazie, non so se vediate questo sfondo che ho condiviso. Sì, ecco. Stiamo vedendo. Dunque, io ho voluto sintetizzare in maniera imprecisa, ma giusto così come immagine che spero renda l'idea, questa griglia di valutazione sul perché bisogna essere favorevoli all'introduzione del divieto di detenzione di cani a catena. E come vedete ci sono una serie di pro che ho sintetizzato e come contro c'è quel rotolo che appunto nella sabbia che fa capire insomma che non ci sono motivazioni reali contro questa innovazione, questo progresso legislativo. E quindi sarò molto breve, è chiaro che si tratta semplicemente di volontà da parte delle istituzioni, da parte del Consiglio regionale che dovrà approvare, noi auspichiamo, questa proposta che già c'è e già è stata discussa in commissione. Quindi noi siamo disponibili come associazioni, ribadiamo che possiamo contribuire sia tecnicamente sia con degli incontri se necessario, anche con gli autorevoli ospiti che abbiamo avuto con noi questa sera, per portare a un percorso insomma di per definire il migliore testo possibile, la proposta che appaia migliore per far progredire anche la legislazione del Piemonte, così come è già successo in altri paesi e in altre regioni italiane. E appunto confidiamo che si sappia cogliere questa opportunità importante di innovazione. Io mi fermo qui. Benissimo, grazie mille Ricciuto. Io avrei qualche domanda, mi tocca fare anche un pochettino l'avvocato del diavolo ogni tanto, quindi qualche domanda un po' scomoda la voglio fare. La prima la farei a Gaia Angelini. Nelle regioni in cui diciamo si è raggiunto colore verde, quindi c'è il divieto e quant'altro, rimane immagino l'esigenza dei cani da guardia. Come vengono gestite queste situazioni? Si è, tra virgolette, solo tolta la catena, però poi magari rimangono altri tipi di costrizioni, per esempio, non so, recinti stretti, quant'altro, oppure è stato definito anche altri tipi di costrizioni, tra virgolette? C'è un maggiore dettaglio, oppure c'è solo la parte togli la catena e poi magari fra un po' ci ritroveremo a parlare del resto? Nelle regioni italiane esistono diverse normative che riguardano anche la detenzione del cane in recinto. Sono normative di diverso tipo, in alcune regioni non esistono neanche, e
a questa diciamo, esigenza che può sopravvenire, cioè di poter mettere il cane in una situazione di limitazione, ovviamente rispettando i suoi bisogni etologici, i suoi bisogni di compagnia, non lasciandolo isolato, eccetera, abbiamo pensato di rispondere con un successivo rapporto che analizzerà proprio i migliori modelli esistenti in Europa per affrontare questa tematica. Posso già anticipare che tutte le norme italiane che abbiamo analizzato sono inefficaci e non rispondono agli standard necessari, e il migliore modello che abbiamo trovato in Europa è in Svezia, e a breve pubblicheremo appunto una risposta a questa domanda, Fulvio, che mi hai appena posto, cioè di come poter, qualora fosse necessario, detenere un cane in una situazione di limitazione dentro a un recinto, pur venendo incontro a tutte le sue esigenze, e con quale modello. E quindi per questo sarà per la prossima puntata. Perfetto, grazie. Avevo anche una domanda per il professor Alleva, se è ancora fra di noi. Sì, perfetto. Mi sentite? Sì, la sento. Ah, perfetto. Senta, professore, io ho aderito a questa iniziativa non solo perché per il lavoro che faccio, ma perché arrivo da una cultura contadina dove, mi ricordo, in giovanissima età, parlo di 6-7 anni di età, quindi 40 anni fa, ho vissuto il cane alla catena, l'ho conosciuto, l'ho vissuto da vicino, e ho questa immagine del cane aggressivo, perché, come dice lei, è privato tante cose, ha l'angoscia, e quindi io da piccolo, per me il cane era quello, era il cane che mi avvicinavo e mi abbaiava. Poi in realtà adesso, rielaborando i ricordi e quant'altro, era un cane molto dolce che aveva semplicemente voglia di giocare, che saltava, voleva avere quella libertà, poter interagire con me. Le faccio tutta questa premessa per chiederle: il cane tenuto alla catena per tanti anni, quante possibilità di recuperare, diciamo, l'equilibrio, la stabilità, la capacità di interagire con le persone? Comincio con una battuta. Il cane selezionato dalla specie umana per qualche migliaio di anni è sempre pronto a ritornare un po' il lupo che è dentro di lui. Per quanto, e quindi questo, comunque esistono quelli che gli etologi hanno definito come fixed action patterns, che sono dei meccanismi, io non amo proprio la mia scuola etologica di Cambridge, non usa il termine istintivo, ma con una forte componente di automatismo, e quelli rivengono fuori, il desiderio a giocare, i desideri sentimentali sessuali, quindi il cane quando viene rimesso in una condizione. Certamente cerco di farvi capire che l'animale tenuto fermo in quella maniera, eccetera, è un animale che risponde in maniera immediata ed eccessiva agli stimoli. Nel momento nel quale noi togliamo quella possibilità di esprimere il suo repertorio comportamentale, lo stimolo, un altro cane o una figura umana, comincia, io direi rapidamente, a ritornare per quello che è. Non è una minaccia, quindi l'animale comincia a avere quella che noi chiamiamo una risposta competente, e quindi alcune sue caratteristiche possono, come dire, tornare indietro, sfumare. Certo, c'è bisogno degli etologi. Mi dispiace molto sentire da un magistrato che ovviamente si rivolge immediatamente alle istituzioni che sono l'ATS, la ASL, magari lo zoo profilattico. Però onestamente la legislazione europea mette sullo stesso livello, da tutte le regolamentazioni, il medico veterinario e il biologo del comportamento etologo. Quindi è una scelta di un'inerzia, come dire, non colposa, per carità, ma molto diffusa, del mondo della magistratura, che va direttamente, i veterinari sono molto, come dire,
gelosi di queste competenze, ma a livello europeo una volta c'è l'etologo, una volta c'è il veterinario. Esiste dal 73, l'anno del premio Nobel a Konrad Lorenz, una società italiana di etologia, c'è un sito, ci sono una parte di colleghi che si occupano di cani e di gatti, è una scelta del perito e quindi faccio propaganda al fatto che esistiamo anche noi, siamo 200-300 membri diffusi su tutto il territorio e quindi siamo a disposizione. Devo dire che sposo abbastanza questa sua teoria, perché spesso volentieri anche a noi, quando facciamo come giornalisti gli articoli e quant'altro, io dico sempre anche ai miei colleghi di non fermarsi al fatto ma di approfondire, perché spesso volentieri le motivazioni che portano anche a delle tragedie hanno delle spiegazioni che dovrebbero essere approfondite appunto con degli esperti. Comunque vorrei dare alla dottoressa Palomba la possibilità di intervenire su questa dichiarazione, insomma. Beh, è stato molto interessante questo spunto, però ci tengo a chiedere una cosa. Allora, una cosa sono le questioni umane, personali. Io sono vegana da quando ho 16 anni e sono una fan di Konrad Lorenz, ho letto i suoi libri. Il problema però qual è? Io stavo parlando proprio del fatto non che noi abbiamo la scelta, cioè magari come giudice di dibattimento eventualmente può avere una scelta e deve indicare nel processo, ma io sto parlando proprio del fatto che di base, questo lo sa anche Enrico che avevo conosciuto a Varese, che purtroppo quando sei pubblico ministero o quando sei giudice, in particolar modo come giudice, il pacchetto ti viene già formulato dal pubblico ministero e di solito chi esce? Esce il veterinario, perché escono loro e nessuno pensa mai appunto all'etologo. E quindi qual è il problema? Sicuramente oggi mi è stato dato uno spunto laddove mi dovesse capitare un caso in dibattimento, però il problema qual è? Che alla base c'è la notizia di reato, notizia di reato che parte dal fatto che c'è un'informativa della polizia giudiziaria che viene fatta o degli agenti di polizia locale che chiamano appunto generalmente chi? I veterinari, e che io ho spiegato che purtroppo i veterinari non hanno una sensibilità adatta, perché come ho detto loro o vedono situazioni evidenti oppure ritengono che non ci sia alcuna problematica. Mi è capitato di scontrare io direttamente quelli della mia PG, del gruppo Neata, che se ne occupavano, erano particolarmente sensibili, mi è capitato di discutere spesso, perché appunto l'aspetto per loro etologico non rileva. Loro guardano quello che si può toccare appunto con mano e non questa angoscia, come ha spiegato benissimo il professore. Quindi qual è il problema? Che poi ti trovi in dibattimento e la perizia o il giudice può fare una perizia in dibattimento, però quando la prova non è sufficiente ci sono degli elementi tali da, e ovviamente devi anche giustificarla, perché sono spese dello Stato rispetto al fatto che ti è già uscito un perito dell'ATS, cioè un perito, scusate, un veterinario dell'ASL, e poi il veterinario fondamentalmente ti formula un'ipotesi, il giudice dovrebbe dire: io per mie competenze, che io potrei dire ho acquisito oggi dal professor Alleva, ma quindi introducendo una giurisprudenza innovativa che non c'è, i giudici possono anche far questo, dire: a mio avviso quel cane in quella condizione, laddove mi capitasse il caso, perché ho detto deve capitarti comunque il caso concreto, cioè finché non mi arriverà, io sono giudice del dibattimento penale, quindi non li attiro io i casi, non li cerco, io sono lì e mi arriva il caso, che può essere di truffa, di furto, come può essere appunto la questione degli animali. Molte volte per gli animali purtroppo i pubblici ministeri fanno decreti penali di condanna, e volevo evidenziarlo, e quindi generalmente la gente paga o si lascia togliere l'animale, quindi non si crea neanche giurisprudenza, perché pagando il decreto penale di condanna o con la sospensione oppure finisce lì. E quindi il problema quando è? Quando ci sono purtroppo le situazioni più delicate, che sono quelle dove c'è invece 544 ter, 727 o gli articoli che appunto rilevano in queste ipotesi. E quindi il problema di base è questo. Quindi sicuramente è uno spunto per il magistrato, soprattutto a mio avviso deve essere per i pubblici ministeri, non per i giudici al dibattimento, perché sono i pubblici ministeri che magari di fronte a fotografie possono anche capire questa questione meglio, perché capisci il caso, da lì puoi appellarti e dire: io non mi faccio bastare il parere del veterinario dell'ASL, chiedo un parere ad un biologo etologo. Questo sicuramente. Ho terminato. Grazie mille. Io farei ancora un'ultima domanda al dottor Moriconi, perché lei ha fatto un accenno all'inizio di questa questione, obiezione, che non so se ce l'abbiamo ancora. Ok, sì. Questa obiezione che è stata fatta sul dei cani di gregge, no?
che è forse interessante. Mi chiedo, ma queste persone queste, che fanno questa obiezione, a queste persone che fanno questa obiezione, forse si potrebbe spiegare che il ruolo del cane da guardia dovrebbe essere anche un ruolo in qualche maniera, diciamo, formalizzato, formato, meglio ancora, cioè non si potrebbe prendere un cane qualunque per fare quel tipo di lavoro, ma bisognerebbe formarlo, educarlo in maniera tale che possa avere un diverso comportamento nelle diverse situazioni, perché se, è chiaro che se il ragionamento è i cani da guardia dei greggi possono essere pericolosi con gli escursionisti, allora qualunque cane può essere pericoloso di qualunque escursionista, anche quando le persone vanno in giro in montagna e lo lasciano libero che si corre. Sì, direi brevemente una cosa prima, ovvero questo discorso dell'etologia. Io personalmente in vari interventi che faccio anche con i colleghi veterinari sostengo, perché noi abbiamo il problema che il veterinario non è assolutamente preparato di base in etologia e abbiamo una legge sul maltrattamento che pone l'etologia anche come ipotesi di reato. Io più volte ho detto che bisognerebbe quantomeno che il veterinario che viene chiamato a fare una perizia avesse l'accortezza di farsi appoggiare da un etologo oppure appunto sarebbe ancora meglio se intervenisse in primis l'etologo. Il problema è che in Italia la diagnosi sugli animali è espressamente prevista solo per il medico veterinario. Giustamente il professore Alleva faceva distinzione con l'Europa, quindi noi abbiamo questo problema da risolvere. Per quanto riguarda invece i cani da guardia, da guardiania in montagna, è un problema che tipicamente credo piemontese, non so se in altre regioni si verifica. Perché? Perché il problema è che di giorno i cani e le greggi sono abbandonati dai pastori in montagna, quindi il cane che rimane da solo può, anzi intende il suo ruolo di difesa verso qualsiasi persona che possa avvicinarsi al gregge. La cosa sarebbe facilmente risolvibile come facendo sì che i pastori stessero in montagna almeno di giorno con le greggi, perché è questo l'unico modo, perché altrimenti cosa si fa? Si lega il cane alla catena di giorno per lasciarlo libero di notte? Ci sono delle contraddizioni di base. Il problema nasce da questa abitudine di gestire il pascolo in montagna, che forse è diverso da altre zone dell'Italia, quindi ma è lo stesso problema che si pone nei riguardi anche dei lupi e delle cosiddette aggressioni dei lupi alle greggi, perché appunto se non ci sono i cani e non ci sono neanche le persone, i lupi possono anche, diciamo, svolgere la loro attività etologica anche durante le prime ore del mattino o nel crepuscolo. Va benissimo. Non so se sono stato chiaro. Non so se sono stato chiaro. No, mi sembra più chiaro, assolutamente. Ci tenevo solo a ritornare a questo tema perché era all'inizio, magari alcune persone se ne erano perse. E mi sembrava importante come dare una risposta a questo tipo di obiezione. Mi sembrava un po' lasciata così, ecco. Va bene, io passerei la parola, tra virgolette, alla regia, perché so che vogliamo mostrare un video che racconta un pochettino, anche se breve, quella che è la situazione con delle immagini in Piemonte. Con questo chiuderei l'incontro come invito, come ricordo alla Regione Piemonte di prendere una decisione in questo senso, che mi sembra più che dovuta, visto siamo nel 2021, quindi credo che sia giunto il momento. Grazie a tutti. Va bene, grazie a tutti, veramente, grazie per gli interventi molto interessanti e grazie soprattutto a chi ci ha seguito. Grazie a voi. Grazie. Saluti. Buonasera. A tutti. Alla prossima. Salve. Alla prossima.